A Gela per 3 giorni la polizia ha svolto una vasta operazione di prevenzione e controllo del territorio con l'impiego di un centinaio di agenti della squadra mobile del commissariato di pubblica sicurezza e dei reparti prevenzione crimine di Palermo e Catania. Nel corso di una perquisizione domiciliare è stato rinvenuto un ordigno esplosivo nascosto dentro una scatola. I poliziotti del nucleo artificieri antisabotaggio della questura di Catania, dopo aver predisposto un cordone di sicurezza con l'evacuazione dello stabile, hanno neutralizzato l'ordigno che conteneva circa 1 chilogrammo d'esplosivo, trasportandolo in sicurezza in un'area apposita della periferia gelese per il brillamento. La squadra mobile ha arrestato e condotto in carcere un 29enne per il reato di fabbricazione e detenzione di materiale esplosivo. Nei 3 giorni gli agenti hanno eseguito 26 posti di controllo, 24 perquisizioni domiciliari, anche con l'ausilio di unità cinofile antidroga. Sono state controllate e identificate 269 persone, 107 mezzi, controllate 32 persone sottoposte a misure anticrimine, arresti domiciliari e sorveglianza speciale, rilevate 22 contravvenzioni al codice della strada, rinvenuti 3 veicoli rubati e denunciate 8 persone in stato di libertà per vari reati.